Giovanni Benincasa, autore televisivo e autore del libro Smettere di F, dove afferma che la sigaretta riesca a condizionare la vita delle persone ogni minuto, ogni giorno, per tantissimi anni. Come mai si crea questa dipendenza, secondo lei? Perché è una dipendenza, come tutte le dipendenze si creano, sai. Uno può avere anche una dipendenza verso un amore, questa è una dipendenza tossica, no? O verso l'alcol, o verso... Io l'ho avuto con la sigaretta, tanto che ho sempre detto che la sigaretta era per me il sesto dito, no? Che l'avevo sempre in mano, avevo sempre questa necessità di concentrazione che mi dava la sigaretta. Ecco perché. Qual è quindi il segreto per riuscire a smettere? Ci vuole molta fortuna, molta determinazione sicuramente, e molta fortuna. Devi smettere in un momento giusto della tua vita, ma è anche difficile lì smettere, perché sai... La sigaretta sottolinea ogni momento della tua vita, che sia un momento difficile ma anche bello. Tu vuoi fumare non solo perché quel momento è difficile, ma perché quel momento è bello. E quindi tu vuoi goderti quel momento bello con la sigaretta. Quindi ci vuole molta determinazione, oppure un medico ti ha detto smetti subito, sennò giovedì muori. Perché collegarlo all'amore intossicato, che è anche il titolo dell'incontro di cui sarà protagonista? Beh, perché io... ho amici che hanno vissuto dipendenze amorose abbastanza ingestibili e quindi insomma conosco il problema da molti punti di vista, insomma sono dipendenze devastanti che fanno male a tutti e due, no? Cosa ne pensa di appuntamenti come Ombre e Libri? Quanto possono essere peculiari per il territorio? Glielo dico tra un anno, appena avrò le notizie di come andrà questo ci sentiamo e le dirò, però sono sempre manifestazioni importanti. Possono servire a sensibilizzare su determinate tematiche? Sì, ma soprattutto, guarda, la tematica è fondamentale, che è quella della lettura. Io ho 5 figli e non leggono, a parte uno, cioè hanno proprio difficoltà a leggere tutti. Io lo vedo proprio rispetto alle nostre generazioni che sono cresciute attraverso i libri, qui manca proprio il modello, capito? Cioè non hanno questa capacità di tenere in mano, mentre possono tenere in mano smartphone, telefonini, quello che vuoi. Il libro hanno difficoltà anche a gestirlo, a sfogliarlo, non sanno come prenderlo, non sanno come... E questo è importante.